E rieccoci qui e saluto subito il direttore di Confagricoltura Taranto, Carmine Palma. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, c'è un problema di siccità. Confagricoltura Taranto ha approntato un monitoraggio in cui parlate di gravi danni a frumento, agrumi, olivi, ortive e vigneti. È una situazione che ci deve preoccupare, direttore. Beh, al momento sì, diciamo, i dati non sono sicuramente buoni in questo momento, perché il periodo siccitoso molto lungo che stiamo vivendo sta portando dei danni. I danni più evidenti oggi li vediamo sui cereali, sul grano che è stato raccolto con delle rese veramente, veramente basse, e la scarsa piovosità ha comportato questo. Quello che ci preoccupa ma questi sono, diciamo, cicli meteorologici che ogni tanto arrivano, e speriamo che sia ogni tanto e che non sia proprio un riflesso dei cambiamenti climatici. Ripeto, quello che ci preoccupa è che in una zona della provincia, che è la zona occidentale, che sino ad oggi non aveva avuto grandi problemi grazie agli invasi vulcani che portavano l'acqua tramite il consorzio di bonifica, quest'anno invece c'è stata una riduzione drastica dell'acqua, quindi probabilmente anche in Basilicata, penso per le scarse piogge, ma soprattutto da noi per un problema che ormai sta diventando drammatico, che è quello delle strutture del consorzio di bonifica che non sono adeguate, e che quindi l'acqua che viene immessa nella rete per il 40%, a volte anche di più, viene dispersa perché, diciamo, è una rete molto molto vetusta e non curata. Ad esempio, queste Che immagini del grano tipo di... estremo. Sì, dica. No, dicevo, le immagini del grano quest'anno purtroppo non è così, non è così, non è stato così. Quelle sono immagini che provengono da altre stagioni. Ecco, proprio su questo punto, qual è la ricaduta? Una scarsità nella produzione dei prodotti e quindi un aumento dei prezzi. Qual è la ricaduta che potremmo avere? Sicuramente una scarsità nella produzione, perché, ripeto, gli effetti diretti sono quelli sul grano che è stato appena raccolto. Gli effetti che vedremo nel tempo saranno sugli agrumeti, visto la moria delle fioriture che ci sono state sugli impianti adesso, e quindi il risultato lo vedremo in fase di raccolta. L'aumento dei prezzi, guardi, ci potrebbero essere delle speculazioni. Quello che, diciamo, non sappiamo è se il prezzo all'origine, essendo il prodotto scarso, quello locale, aumenterà perché ce n'è poco, ce n'è stato veramente poco di grano raccolto. Questo lo vedremo a breve sulle borse merci del grano che si tengono. E quindi monitoreremo. Chiaro è che, lavorando su rese molto basse, comunque, diciamo, il reddito delle aziende agricole calerà drasticamente, anche se dovesse. Grazie direttore, grazie per quanto ci ha detto, grazie al direttore di Confagricoltura Taranto, Carmine Palma.